Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme cos'è e perché è importante il computo metrico impiantistico. Nella progettazione è un documento molto molto importante per i motivi che ti dirò a breve e quindi va redatto in maniera corretta e scrupolosa. Ovviamente conoscere cos'è un computo metrico non significa saperlo fare e noi di Cefti ti siamo venuti incontro. Infatti, proprio oggi è uscito il nostro corso specifico sul computo metrico di impianti termotecnici, Computo Metodo, il primo e unico corso in commercio che ti permetterà di produrre a regola d'arte e in completa autonomia un computo metrico per progetti di impianti termici, a pompa di calore, ibridi, autonomi, centralizzati. Clicca il link in descrizione se vuoi maggiori informazioni e soprattutto se vuoi approfittare dello sconto che abbiamo riservato a te che stai guardando questo video. Prima di iniziare però ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare un like. Per te è totalmente gratuito, per noi è davvero molto molto importante. Grazie! Ma veniamo all'argomento principale del video. Il computo metrico è un documento fondamentale per tutti gli attori del settore dell'edilizia, ma anche per il tuo cliente finale, perché svolge un ruolo importantissimo nella fase di pianificazione e stima dei costi di un progetto edilizio. In sostanza, il CME è un elenco dettagliato e quantificato di tutti i materiali, lavorazioni e costi associati necessari per realizzare un progetto di ristrutturazione o di una nuova costruzione. Quanti tipi di computi metrici esistono? Abbiamo essenzialmente tre tipologie. Il primo, computo metrico non estimativo, cioè contiene tutte le voci del classico computo metrico, ma l'importo viene lasciato in bianco. Il termotecnico lo elabora in funzione dei lavori da fare e lo invia ai vari installatori o impiantisti allo scopo di generare un'offerta dettagliata da presentare al cliente. 2. Il computo metrico estimativo, che presenta una stima dei costi che vengono stimati attraverso dei prezzari, prezzario day, regionale, comunale, eccetera, oppure attraverso l'analisi di nuovi prezzi. Infine il computo metrico consuntivo, anche chiamato contabilità di fine lavori. Viene compilato al termine dei lavori e ha lo scopo anche di valutare le variazioni di prezzo che si sono avute rispetto al computo eseguito in fase di progettazione. Genericamente il computo metrico è composto da varie voci, come puoi vedere dall'esempio dietro di me. Vediamoli insieme. La prima è la descrizione dei lavori. Questa sezione definisce in dettaglio i lavori da eseguire, inclusi tutti i materiali da utilizzare, le specifiche tecnologie e le normative applicabili. La seconda è la quantità. Si elencano tutte le quantità di materiali e risorse necessarie per completare ciascuna attività o elemento di lavoro. Le quantità sono espresse in unità di misura appropriate, metri, metri quadrati, metri lineari, cubi, eccetera. La terza sono i prezzi unitari. Per ciascun elemento di lavoro si specifica il prezzo unitario, ovvero il costo associato a un'unità di misura. Questi prezzi possono essere basati sul mercato, sui prezzi dei fornitori o su stime interne. Poi c'è l'importo parziale, dove si calcolano gli importi parziali per ciascun elemento moltiplicando la quantità per il prezzo unitario. Questi importi rappresentano il costo parziale di ciascun elemento. Infine la somma totale. Alla fine del computo metrico estimativo si calcola la somma totale di tutti gli importi parziali e questo valore rappresenta la stima dei costi totali del progetto. Il computo metrico, sebbene non sia obbligatorio per i lavori privati, per i pubblici e se tu privato vuoi usufruire di alcuni specifici bonus fiscali, sì, è obbligatorio, è uno strumento essenziale per diverse fasi di un progetto edilizio, tra cui la pianificazione finanziaria, infatti aiuta a stabilire il budget complessivo del progetto. L'appalto serve come base per la preparazione dei documenti di gara per l'appalto dei lavori. Il controllo dei costi fornisce un riferimento per monitorare e gestire i costi durante l'evoluzione del progetto. La valutazione delle offerte, perché consente di confrontare le offerte dei fornitori in base ai prezzi unitari specificati nel CME. La contabilità di progetto, infatti, viene utilizzato per la gestione finanziaria e la contabilità del progetto durante la sua esecuzione. In questi pochi minuti credo di averti spiegato al meglio cos'è un computo metrico, ma come ho detto all'inizio, conoscere non significa saper fare. Adesso hai imparato cos'è un computo metrico, ma se vuoi imparare a generarne uno alla perfezione e in completa autonomia, clicca il link qui sotto. Troverai il corso che ho preparato per te. Non solo teoria, ma pratica, pratica, tanta pratica. Compileremo insieme diversi computi metrici di esempio, così sarai pronto a fornire ai tuoi clienti anche questo servizio e aumentare di conseguenza il tuo giro d'affari. Clicca il link qui sotto.
Per questo video è tutto, io ti saluto e ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare un like. Ciao!